Pisa, nel senso che da mesi che si sta parlando di questo progetto. Certo che la situazione che abbiamo vissuto della pandemia ha un attimino rallentato, anche se sono qui da pochi mesi, però è stato evidente che c'era questa necessità. Quindi noi sacerdoti abbiamo cercato anche di dare una risposta alle esigenze del territorio. Proprio perché ai giovani si fanno delle proposte significative, belle, positive, altrimenti i nostri giovani rischiano un po' di perdersi. E i genitori da subito ho colto il desiderio anche da parte loro. Nei giorni scorsi è stata fatta pulizia e riordino da parte dei volontari civici, Protezione Civile di Alessandria e Associazione Alpini di Ponte Curone dell'area presso nuovo centro di aggregazione. Non solo per i ragazzi ma anche per esempio alle persone della terza età. Che nesso c'è tra Don Orione e oratorio? Diciamo che direi che è la stessa cosa, nel senso che Don Orione comincia il suo apostolato con i ragazzi. La realizzazione del nuovo oratorio a Ponte Curone, che avverrà in via Cavour 38, presso il campetto dell'ex Aurora, ha coinvolto sia giovani che adulti. Domenica 13 giugno è stato presentato un nuovo libro fotografico, Pizzi e Suclò, dalla crinolina alla mascherina di Claudia Nalin. L'archivio è stato una fonte importante anche per i capitoli dei tre volumi di Ponte Curone Segreto, cioè andare a vedere e a capire cos'è un libro fotografico rispetto ad un album. Paese, please, dear Lord, that you